Ecco a voi la seconda parte della visita all'orto botanico di Padova. Ora vi mostrerò l'orto vero e proprio, con piante di molte specie antiche o più moderne. Cominceremo con la parte più antica dell'orto, dotata di alberi storici molto antichi. Come la palma di Goethe, piantata nel 1585 e resa celebre da alcuni suoi scritti. L'orto ha una struttura circolare divisa in quarti. Ogni quarto ha una pianta caratteristica. Come il quarto del ginkgo e il quarto della magnolia. Sono presenti anche molte piante acquatiche che sopravvivono anche all'inverno, data l'acqua dalla temperatura stabile di origine naturale usata. Non dimenticatevi che vicino a Padova ci sono diverse località termali. Da poco tempo l'orto ha incrementato le sue risorse con la realizzazione del Giardino della Biodiversità. Grande serra, per buona parte automatizzata, che raccoglie quattro climi diversi con le rispettive piante che li abitano. La foresta pluviale tropicale, con un clima molto umido, dove si stima sia racchiusa più del 50% della biodiversità mondiale. La foresta tropicale subumida, dove è presente anche la savana africana. Il clima temperato e mediterraneo, cioè il nostro clima, che ospitando numerose nicchie, ospita anche una buona biodiversità.
e il clima arido, ricco di piante grasse, in cui notare il cactus a sviluppo orizzontale, Stenocereus eruca. Ed esortandovi a fare una visita all'orto, in caso siate in zona, vi do appuntamento ai prossimi video.